Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo video di Magic 2015. Controllo soltanto di stare registrando, ok? Perché Magic mi dà sempre un pochettino di problemi e quindi è sempre meglio essere sicuri. Allora, innanzitutto volevo aggiornarvi per una cosa che ho scoperto appena dopo lo scorso video, diciamo. Perché, Player Profile, non so se vi ricordate, avevamo sbloccato sia l'achievement che il title. Quello di collezionare tutte le carte dalla campagna principale e anche il titolo, infatti avevo un po' immesso questo, no? The Hoarder. Però c'è qualcosa che mi ha un po' turbato, diciamo, perché non so se sia una cosa regolare del gioco che finita con la campagna principale succede questo. Oppure sia un bug che mi è capitato. Un bug molto strano. Voi direte, sei un cittone. Non lo so neanche io come mai è successo. Però come potete vedere, ho tipo tutte le carte. Suppongo proprio che siano tutte. Perché 200 e passa sono. Ma 259 più anche le terre. Cioè ho sbloccato anche oltre alle terre, anche i cancelli. Quindi credo andrò a sostituire. E quindi ho un fracco di roba in più. Ho un fracco di roba. Tra l'altro vorrei dare un'occhiata a quelle che abbiamo di questi colori. Perché potrebbero esserci interessanti. Io intanto ve le faccio vedere. Vabbè, un Elite Vanguard. Non mi sembra che anche Selfless Scatter ce l'aveva un già. C'è il Karkar. Loyal Pegasus. A volare, però non può attaccare se è da solo, o difendere se è da solo. Questo è un istantaneo, che però non mi ispira granché. Istantaneo fino alla fine del turno, non mi ispira. Istantaneo. Non mi ispira. Boh. Cat Soldier, bello questo come immagine. Ah, questa sarebbe una buona carta per quelli che avevano tutti quei recuperi di vita. Perché diventa tipo una bestia a quel punto. Però noi non abbiamo tanti modi per recuperare la vita se non con il monaco. Questa è un'aura. Quando attacca prende un più uno su di lui. Wow! Questa è una bestia. Se riuscissi a metterlo su una carta che ha volare, con cui riesco ad attaccare varie volte, mi darebbe un buonissimo vantaggio. Scrivetemi poi nei commenti cosa ne pensate. Ok. Vabbè, un 2-2 semplice, questo a volare. Quando entri nel campo di battaglia puoi cercare la tua libreria per tre carte chiamate Squadrone Oak, rivelarle e metterle insieme alla tua mano, quindi rimescolarle. Questo è buono se ce ne fossero varie, ma io ne ho uno solo, Lone Missionary, quello che dicevo prima, Leonin Snare Caster, You may tap target creature. Ah, ok, posso tappare una creatura che voglio. Questo ce l'ho già. Raise the Alarm ce l'ho anche già. Che tra l'altro Raise the Alarm è un istantaneo con. Che non è che dia tantissimo. Potrei sostituire questo Raise the Alarm con l'altro. Datemi un consiglio su questo punto, diciamo. Esilia fin tanto che quello è in campo. Questo ce l'abbiamo già, questo ce l'abbiamo già. Ah, buono. Però può essere usato solo in pochi casi. Distruggi qualcosa e guadagni 4 vite. Ah, ma un artefatto o un incantesimo, non una creatura. Questo è Lifelink. If you would gain life, you gain twice with much life instead. Bestia. Non è male. Ma le carte bianche mi stanno piacendo sempre di più. Però adesso dovremmo vedere un attimo come questa.
queste zone, diciamo, anche questa non mi dispiace. Ma cos'è che dice questa? Più uno per ogni pianura che controlli e a volare. Oh, cribbio! Quasi quasi mi converrebbe fare uno tutto bianco come mazzo, sì, però qua stiamo perdendo un sacco di tempo su ste carte qua. Creature Hound, you gain 8 life. E Angelic Edict, Creature Enchantment. Aegis Angel. Bestia! Un 5-5. Un altro permanente è indistruttibile, fin tanto che controlli Aegis Angel. Però! Non è niente male. Oh, cribbio, distrugge tutti i permanenti che non siano terre. Questo è anche interessante. Vabbè, questo non mi esalta particolarmente. Beh, facciamo che guardiamo quelli bianchi in questo episodio, guarderemo quelli verdi nel prossimo. Questi due li abbiamo già, perché ce ne rimangono ancora un fracco. Ah, poi ci sono quelli misti, vabbè, rosso-verde, che non... nero-verde, verde-blu, verde-bianco. Vabbè, ma non mi piace più l'altro che metti Sapling. Questo no, questo no, questo no. Ok, queste qua sono è al di fuori della nostra portata. Però come terre io andrei a sostituire con dei cancelli, perché i cancelli sono più comodi, visto che ne ho 4. Questi sono i... no. Quali sono quelli che voglio mettere io? Questi. Sì, verde e bianco. Allora io metterei... no, via, via tu. E toglierei... due verdi. E due bianche. Così siamo comunque lo stesso numero, ma i cancelli comunque possiamo utilizzarli come terre miste. No, save and quit. Sì. Per le altre creature poi vedremo in un secondo momento, quando avremo magari più tempo di darci un'occhiata. Adesso noi torniamo alla nostra campagna e sono comunque abbastanza tentato dal non affrontare la nuova parte, Teros, ma fare l'explore di Innistrad. Però qua cos'è? When you arrive on Teros, you learn the Oracle you seek has been kidnapped by Timaret, the Mordor King, and taken into the world of Phoboros. Però Phoboros dov'è? Vabbè. Non lo so, sono... ma dai. Facciamolo l'explore di Innistrad. E poi vediamo. Allora, ecco, explore Innistrad, che abbiamo sbloccato e ancora non abbiamo avuto la possibilità di provare. Clues lead you to a haunted mansion guarded by a hostile but elusive ghosts. Dei fantasmi. Tra l'altro quel tipo ha lo stesso medaglione a forma di omega rovesciata che ha una carta. E tra l'altro non so cosa voglia dire Mulligan che ce l'ha. Allora, come terre non è male, ma non abbiamo del grande roba. Ma... non so, sono tentato da ripescare, perché qua sono tutte verdi, ma io ho quasi più... sì. Ecco, adesso sono tutte bianche e non ho neanche una bianca, no. Usciamo un attimo. Sì, avrei... sarebbe stato meglio tenere il primo mazzo, perché è un po' un casino, diciamo. Stato un pochetto un mio errore. Dai, se ce la fai un attimo, eh. Che non è che abbiamo chissà quale eternità. Sai come io dovrei anche studiare ogni tanto, eh.
Dai, Namise sei lento. Sì, ci sono. Oh, your opponent's crazed experimentation seems self-destructive. Is there some mad plan? Ah, cambia tizio a caso, insomma, sull'Explore. Ci avrà dei vari mazzi, diciamo, e Mad Science. No. No, 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 quello posso usarlo come tutte e due, ma ho solo quello. Ma ho due Titanic Growth, non so cosa farmi di sto mazzo qua, fa schifo come non so cosa. Proviamo a tenerlo. Proviamo a tenerlo. Dai. Iniziamo con quello. Ah, tra l'altro entra in campo tappato quello, non lo sapevo. Lui gioca una blu. Avrà un blu nero, quindi suppongo, perché qua ci hanno avuto tutto il nero comunque. Una terra e adesso però non posso giocare un cane di nessuno. Schifo di... Oh, dai. Porino. Che schifo. Sei proprio un infame. Non gioca niente. Ah, gioca questo. Alchemist Apprentice. Ma lui è sul pescare carte, sembra. Però il mazzo finisce, sai, prima o poi. Sono 60 carte comunque, no? Una pianura. Cosa posso giocare? Posso giocare a Tend Ignite. Che è un 2-2. E ha un 1-1. Però non posso attaccare questo turno. Ho bisogno assolutamente di mana e di creature un po' fricchettoni, insomma. Enchanted creature deals damage to an opponent, you may draw a card. Cioè, quando una creatura colpisce un avversario, preschi una carta. E allora noi potremmo benissimo tirargliela giù quella bella bambina, no? 3, 2, no, non posso giocare un Kaiser Nimbus Wing. Ha più 1 e più 2 a volare, ma non mi conviene usarlo su questo, dai. Io farei che attaccare con questo, però, a sto punto, no? E tanto non dovrebbe potermi bloccare perché comunque... Non gli conviene, morirebbe a gratis. Anche perché ha first strike. Quindi ok, ha inflitto due danni e perfetto, è tornato a casa. Poi in caso che lui attacchi con quello, noi possiamo sempre pararlo con il soldato. Adesso continuiamo perché non mi conviene utilizzare quella. Preferirei utilizzarla magari in un secondo momento. E infatti non attacca. E qua cos'è che ha? Ah, un altro apprendista. Può pescare un sacco di carte. Ma se usa le carte che ha pescato per pescare altre carte, non so quanto sia utile. Allora, Stumper Cub. Ecco, questa non sarebbe male come carta su cui giocare un volare. Perché ha anche travolgere, vabbè, non è che sia indispensabile travolgere, però un 5-3 comunque. Ed è una bella bestia, diciamo, un 5-3. Io attacco di nuovo con questo, no, però se me lo bloccano con tutte e due, ma first strike. Dai, credo che possiamo rischiarcela questa. E infatti infliggiamo due danni al nostro caro Mad Science. Perfetto. Ecco, inizio a giocare il mana nero. Sapevo che era blu e nero. Laboratory Maniac. If you will draw a card while in your library has no cards in it, you win the game. Oh, dai! Quindi lui punta a vincere finendo le carte. Dobbiamo distruggergli quello. Dobbiamo distruggerglielo perché è molto pericoloso. 5-2, ma non posso. Ah, perché ha Convoke. Allora, io gli metto volare, scusa, su questa. Se prendessi delle pizze è possibile, ma guarda, è meglio terminare il più in fretta possibile perché...
Perché qua rischio che finisca le carte e che... gliene sono già rimaste solo 25 di carte, eh. Il turno dopo forse ci conviene usare un Titanic Growth per finirlo in quel turno. Perché se finisce le carte ha vinto. 24 gliene restano. Ah no, beh, perfetto, guarda. Te lo giochi, bel bimbo. Non vinci più adesso. E io ti attacco comunque con questo bel bimbo. Il che non è male. Devo dire che questa finirà abbastanza in fretta, perché lui puntava tutto al vincere finendo le carte, ma... Non può più vincere finendo le carte se gli ho esiliato quel tizio, eh. A meno che non ne abbia un altro, pesca due carte. Ma continua a pescare carte, ma se non hai quello là... Non ti succede niente, te ne rimangono 18. E ancora non hai fatto un Kaiser di interessante. Che diamine di furbata è, scusa un attimo, non ha senso. Cioè adesso vado a vincere. Eh sì, nel senso... Siege Worm, non lo gioco... Sentite, io uso un... questo, ma giusto per strafare un po'. Posso giocare un'altra? Uno e uno. Ma sì. 14-13, adesso vediamo cosa succede. Cos'era successo? Boh. E dai, ti attacco anche questi, ma tanto per, no? Ecco, quei due li para. Quello muore. L'altro muore. Magari si prende una vita da quello, non mi ricordo più. Perfetto. Chiusa. Chiusa così. Mi sembra che stia diventando troppo facile ultimamente. Quindi credo che dovrò aumentare un po' la difficoltà, perché l'avevo messa facile. Visto che non sono abbastanza bravo, però adesso che ho buone carte dovrei comunque essere in grado di giocarmela un po' meglio. Tra l'altro adesso io andrei a cambiare un attimo il deck, perché quei Titanic Growth ne ho due, ho visto, ma a me non è che piacciono poi più di tanto i Titanic Growth decks. Allora facciamo questo, edit. Allora qua abbiamo il Titanic Growth che è... Ma anche questo, Triplicate Spirits. Ah, però potrebbe essere comodo per l'altro, per il Seraph of Emesis, come quello col Sapling. Qua ne ho due di Titanic Growth che però sono... Ha un più 4 più 4, io ne userei uno solo. E metterei più che altro quell'altro che avevo visto prima come... No, io voglio solo le bianche verdi. Che qual è che era? Istantaneo. It casts a spell that targets you. No. Questo era forse. Sì, quello mi piaceva abbastanza, però se no c'era. No. Ce n'era un altro interessante che era... No, questo forse era... Oh, questo è un leggendario? Quando attacca... Metti un 1-1, un soldato 1-1
sul campo con vigilanza. E anche quando blocca. No, quale che era che... Non mi ricordo più quale volevo mettere. Ah, era questo forse. No. Quale che volevo mettere? Forse era quello, ma non mi ricordo. No, più uno, più uno. Questa mi piaceva. Più uno, più uno per ogni terra che hai, per ogni pianura che possiedi a volare. Potrebbe essere interessante. Bestia, ma dovrei guadagnare vita. Io non ho modo per guadagnare vita. Non mi ricordo più qual... Allora, più 2 è a vigilanza. Più 2 più 1 fino alla fine del turno. Distruggi... Cos'è questa bestia? A volare, first strike, lifelink e protezione dei demoni dai draghi. Però... Questa mi piace un fracco, sono 3 e 2 però. Allora... Sono dei cani. Guadagni 8 vite. Esilia. E questo non sarebbe anche male. Allora, io andrei su Aegis Angel. No, no, una sola. E l'altro che è l'angelo. Quell'altro angelo là. Però a questo punto ne ho troppe di alto livello, vero? Allora, io andrei a toglierne magari una verde di alto livello, che può essere tipo il Siege Worm, che ne ho due. Tanto non l'ho usato praticamente mai. No, una sola. Non l'ho usato praticamente mai, così ne ho comunque 60. Advocate of the Beast. Però comunque questo va sulle bestie, che però ne ho poche, ho solo queste. Queste... No, questa è comoda. Stomper Cub anche una bestia. Sì, no, l'Advocate of the Beast ci sta. Jade Mage, Spire Tracer. Sì, per ora ci sta questo. Però posso il Trained Karkal, non so se c'è qualcosa di poco di bianco che posso mettere al suo posto. Quello è Lifelink, è vero, però è un 1-1. 2-1 questo è. 2-1. Questi sono tutti... Ah, no, questo è 1-1-2. No, per questo è più forte. No, vabbè, ci sta, dai, il Trained Karkal con Lifelink. Ma sì, dai. Questo ci sta anche, Nimbus Wings, ci stanno. Raise the Alarm, ci stanno, perché mi può essere comodo per l'altro. Attend Ignite, vabbè, Standing Troops, questo è comodo per la difesa. Sì, dai, direi che possiamo salvare in questo modo. E a questo punto non so se... Non so se... È finito il nostro tempo per oggi. Sì, alla faccia se è finito il nostro tempo. Sono passati 24 minutini. Allora, io... vi saluto. Ci vediamo nel prossimo video. Vi invito a mettere un mi piace.
a commentare soprattutto per le carte che mi consigliate di inserire, oltre a quelle che ho già inserito. Poi andrò a vedere anche quelle verdi, ma ora come ora mi sto più orientando verso un mazzo bianco con volare. Su questa caratteristica, insomma, consigliatemi un po'. Ci vediamo nel prossimo video. Domani con Mindtest. Se invece volete vedere il prossimo video di Magic, ci vediamo venerdì prossimo. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Assolutamente. Assolutamente. Vedi, c'è un pulsante qua sotto, no? Qua sotto, un po' più sotto di questa freccia, di questo puntatore. Ci clicchi sopra così puoi vedere tutti i miei video quando escono. Grazie. Al prossimo video. Ciao! We'll be right back.